Ciao a tutti ed eccoci con un nuovo video. Come avete intuito dal titolo, si parla dei prodotti che ho acquistato durante i saldi. Ho fatto un po' di giri, ho prima, come mio solito, spulciato in vari negozi, visti i prezzi, viste le offerte, visto quello che mi poteva interessare o servire, e poi mi sono andata agli acquisti. Ho acquistato al centro commerciale e poi nel mio paese, nei negozi che ho qui, quindi insomma, è stato un pomeriggio un po' movimentato. Innanzitutto, all'inizio, insomma, del video, voglio salutare e mandare un bacione enorme ad Alessandra. E Alessandra mi ha mandato un messaggio privato sulla pagina Facebook, appunto, del quale vi lascio sempre il link qui sotto nel box informazioni, perché mi ha scritto nel messaggio che mi aveva visto appunto al centro commerciale, ma un po' timida, insomma, non mi ha fermato per salutarmi. Come già l'ho scritto, come ribadisco, fermatemi. Se vi dovesse mai ricapitare di incontrarmi da qualche parte, fermatevi perché non sapete quanto piacere mi possa fare. Quindi mando un bacione, due bacioni enormi ad Alessandra e insomma, adesso vediamo un po' gli acquisti che ho fatto. Quindi ho girato, ho visto un po' i negozi che mi interessavano, sono entrata anche da Sephora e devo dire che sono rimasta un po' delusa, nel senso che non c'era granché in offerta, almeno nel punto vendita in cui sono andata io. C'erano dei prodotti al 30%, ma secondo me erano anche di collezioni un po' vecchiotte. Comunque c'erano marche come Too Faced, Urban Decay, Cargo, Yves Saint Laurent. Ho visto qualche rossettino di Yves Saint Laurent, non mi ricordo però a che prezzo, comunque mi sembra al 30% erano scontati, però le colorazioni che non c'erano non mi interessavano e quindi sono andata avanti. Niente, procediamo appunto con il vedere le piccole cosine che ho fatto. Come ogni anno, io vado sempre il primo giorno di saldi a dare un'occhiata e ci scappa sempre qualche acquisto. Molto probabilmente ci saranno altri video haul perché io solitamente continuo poi ad acquistare. Cioè, capita che uno va a fare un giro con il ragazzo, con gli amici, vedi un prodotto in offerta o più prodotti in offerta e ti capita comunque di acquistare, quindi sicuramente ci saranno altri acquisti. Per adesso vi faccio vedere quelli che ho fatto appunto il primo giorno di saldi. Allora, sono andata per prima cosa all'OVS, ci sono cose che ho acquistato per necessità, insomma, perché avevo già puntato di comprare magari quel capo di abbigliamento, altre cose che invece ho preso perché ho visto un bello sconto e mi sono risultate insomma carine da prendere. Allora, da OVS ho preso solamente due cosine, le tiro fuori. Allora, ho speso 14,49 euro ed ho comprato questi semplicissimi shorts in velluto. Era un po' che li volevo prendere. Io qualche anno fa avevo acquistato degli shorts, poi insomma sono cresciuta, non entravano più, stavano larghi, insomma li ho buttati. E mi era ripresa insomma questa voglia di prendere un paio di shorts. Ho preso questi appunto in velluto. Sono, devo dire, abbastanza corti, naturalmente indossati con un paio di calze sotto. Li ho pagati da 19,99 euro. Li ho pagati 12 euro, quindi mi sembrava un prezzo insomma fattibile per un paio di shorts. Insomma, sono contenta dell'acquisto. Poi ero all'OVS e mi serviva un nuovo detergente per il viso, un semplice detergente. Me ne sono fatto consigliare qualcuno sulla pagina Facebook e mi hanno consigliato Bottega Verde, ma quando sono andata a Bottega Verde era piena Bottega Verde, quindi insomma già era piccolino il negozio, 3.000 persone a spulciare, toccare, mi è presa l'ansia, insomma ho cambiato negozio. Quindi magari riproverò comunque i prodotti che mi hanno consigliato e ringrazio le ragazze che sono insomma attive sulla pagina Facebook e commentano e parlano un po' con me perché a me fa piacerissimo. Quindi ho comprato un gel detergente della Pure Skin, è questo qui, non l'ho mai utilizzato, non lo conosco, sono 150 ml e l'ho pagato 2,49 euro.
Qui dice che è un per pelle mista o grassa, delicato gel detergente per il viso, rimuove gli eccessi di sebo, make-up e impurità superficiali, lasciando la pelle morbida e opaca. Non l'ho ancora utilizzato, ma da quello che dice è perfetto per il mio tipo di pelle, perché io purtroppo ho una pelle mista tendente al grasso, quindi mi serve un detergente che vada a migliorare questa situazione. Volevo riacquistare quello dell'Avon, il 3 in 1, però non era presente in catalogo, avevo necessità di acquistarne un altro, ho deciso di prendere questo prodotto qui. E quindi questa è OVS. Poi sono andata, allora, da Carpisa. Allora, sono entrata, ecco qui la busta, così per curiosità, per dare appunto un'occhiata, per vedere che cosa c'era in saldo. Appena entrata sono rimasta appunto colpita da questa borsa che poi ho acquistato, ed è una borsa semplicissima, però mi piace molto, ed è così. Quindi è un color taupe, eccola qui, e mi sono piaciute moltissimo queste catene, insomma, che definiscono la borsa qui in basso. Va portata così a braccio, perché a spalla sì, senza il giubbotto si può portare a spalla, ma con il giubbotto è più difficile. Ha una tracolla, quindi è possibile portarla anche a tracolla. È molto grande, molto spaziosa, devo dire, con una tasca interna e le taschine normali per il cellulare e via. Questa qui l'ho già indossata, quindi ho staccato il cartellino. Comunque, appunto, tonalità taupe, eccola qui. E anche questa scontata del 50%, appunto, da 39,90 a 19,95 euro. Quindi, insomma, mi sembra una borsa molto capiente, a mio parere anche molto bella e d'effetto, che ho pagato alla fine solamente 20 euro. Poi, sempre al centro commerciale, sono passata da Zwicky. Passata per dare un'occhiata, ma sinceramente ho trovato dei prodotti, diciamo, delle stesse cose che uno alla fine può trovare al mercato, però con prezzi più alti. Non di tutto, non di tutto. C'erano alcune cose anche più carine, ma che non mi interessavano, quindi non mi sono soffermata su quelle cose. Magari le cose che mi poteva interessare un po' di più, alla fine erano prezzi, secondo me, insomma, convenienti, per carità, però al mercato la stessa qualità la trovi a meno. Quindi, insomma, io quando vado in giro per saldi, soprattutto nelle marche low cost, sto attenta anche a questo, nel senso, se riesco, se so che quello stesso modello l'ho visto al mercato lo pago la metà, cioè, nel senso, lo prendo al mercato. Comunque, sono entrata, ho fatto un giretto, non mi interessava niente di che. Vicino alla cassa invece ho trovato un piccolo borsello, ed è questo qui, della Disney, appunto con l'etichetta. L'ho preso per poter mettere le cose tipo burro cacao, rossettini, salviette e altre cose che mi possono servire all'interno della borsa dell'università, perché io prima ce l'avevo un po' sparso, un po' in qualche taschina, invece adesso metto tutto qua dentro, così ce l'ho a portata di mano. È un semplice borsello, qui ci sono appunto l'etichetta Disney e l'etichetta di Zwicky, e praticamente l'ho pagato invece di 7,95 euro, 1,95 euro, quindi con il 75% di sconto l'ho preso per 2 euro e appunto 1,95 euro. Poi sono passata alla Kiko. Allora, io non acquisto solitamente alla Kiko, però insomma ho detto vabbè, facciamo un salto, vediamo che cosa ha. Ho comprato solamente una cosina, c'erano diverse cose a saldo e devo dire, io ho acquistato una paletta al 50% della linea La Vichy Oriental, quindi insomma mi posso ritenere abbastanza soddisfatta. Ed è questa qui. Allora, questo è il packaging esterno. La mia tonalità è la 02 Sensus Burgundy. Eccola qui. È una palette che sicuramente conoscete. Allora, come al solito, ha il contenitore per proteggerla. Questa qui è la confezione, e qui dietro c'è scritto appunto Color Seduction Shadow Palette 02 Sensus Burgundy.
Eccola qui. Allora, ho deciso di prendere questa palette perché ha delle colorazioni che io non ho. Mi sono piaciute moltissimo, sono ombretti molto scriventi, ve li swatch, tanto sono quattro. Scriventissimi. E per il prezzo che l'ho pagato, secondo me, insomma, sono stati un acquisto insomma azzeccato. Allora, questi sono gli swatch dei colori, quindi molto scriventi, ma insomma sicuramente le conoscete, intanto mi pulisco le mani. E appunto questa palette era scontata, diciamo questo tipo, questa serie di palette, quindi non solo questa colorazione ma tutte le altre, erano scontate del 50%, quindi io le ho pagate solamente 6,40 euro, e per 6,40 euro ritengo che sia insomma un prezzo buonissimo per quattro colori, soprattutto quattro colori molto scriventi. Tornata qui nel mio paese, ho acquistato due cosine. Allora, un paio di scarpe della marca Tulipano, eccola qui, e devo dire che mi sono piaciute tantissimo. Allora, sono questo modello qui, sono un tronchetto, ed eccolo qui, molto molto carino. È scamosciato. Il tacco non è per niente alto, molto spesso, quindi assolutamente comodissimo. Ha un minimo di doppio fondo qui, la suola in gomma. E cosa bellissima, all'interno ha praticamente il rivestimento un po' impellicciotto, quindi un po' diciamo caldo. Il retro ha fatto con questa fibbia qui ed è molto molto carino. Sono piaciuti, già li ho indossati domenica. Perché insomma li ritengo comodissimi, ci ho passeggiato tranquillamente, un tacco carino che fa figura, però assolutamente portabilissimo, e erano prezzati 38 euro e li ho pagati solamente 19 perché tutto il negozio faceva scarpe al 50%, quindi ho preso questa cosa. Come ultimo acquisto sono andata da Piazza Italia. E però ho acquistato un capo che non era in saldo. Anche questo l'ho indossato appunto insieme agli stivaletti domenica. Ed è un maglione a collo alto semplicissimo. È fatto in questo modo, abbastanza lunghetto. Questo qui appunto il collo. La cosa che mi ha colpito di più è che comunque il tessuto è davvero morbidissimo. Questo qui appunto non era scontato, ma l'ho pagato a prezzo pieno 10,95 euro, che comunque è un prezzo fattibilissimo. Ho visto altre cosine da Piazza Italia molto carine, però magari ecco ci rifarò un salto più in là. Sicuramente comprerò altre cose anche perché mi servono dei jeans nuovi, quindi sicuramente ci saranno altri acquisti. L'ultima cosa che voglio farvi vedere non è un acquisto, ma è un regalo, una cosa che ho trovato nella calza, ed è appunto il bracciale di Cruciani. A parte che c'è questa scatola, poi c'è questa scatola e poi c'è quest'altra scatola dove appunto si intravede il bracciale ed infine il braccialetto. Eccolo qui, questo è il braccialetto che mi è stato regalato, molto carino, non avevo ancora un bracciale Cruciani ed è molto insomma colore azzeccatissimo perché io poi ho della stessa colorazione collana e bracciale della Ops, quindi mi si abbinano perfettamente il bracciale e la collana che mi sono stati appunto regalati per il mio compleanno. E niente ragazze, questo era il mio piccolo video haul. Sicuramente come vi ho già detto ci saranno altri acquisti. Fatemi sapere se insomma le piccole cose che ho acquistato vi piacciono. Fatemi sapere che cosa avete comprato voi, dove, citatemi insomma i negozi dove avete trovato più offerte vantaggiose, così magari ci faccio un salto io. Ho provato ad andare da The Zenith, ma c'era la bolgia, ragazzi. Non sono stata in grado di praticamente mettermi lì a guardare nulla. Quindi sicuramente ci ripasserò
magari durante la settimana, sperando che ci siano ancora le cose e che non ci sia comunque ancora la bolgia. Quindi fatemi sapere che cosa avete acquistato, dove li avete acquistati. E nulla, ragazze, vi aspetto sulla pagina Facebook, per chiacchierare, insomma, condividere le cose che acquistiamo e che facciamo durante la giornata. Vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!